un'origine individuale con la quale Weber ha lungamente combattuto, prima sostenendo che non si può in alcun modo far nascere il capitalismo dalla riforma, ma al massimo si può dire che i riformati credevano, quando agivano economicamente, di meritarsi anche la salvezza, che è un discorso di un certo tipo. Però in altri luoghi, Weber ha detto invece che c'è proprio una imputabilità causale fra lo spirito protestante e l'etica protestante e lo spirito del capitalismo. C'è qualcosa di più. Cioè, perché ci sia il capitalismo ci vuole una tesi di Weber, un soggetto molto attivo, molto dinamico e molto capace di autogiustificarsi, perché poi tirando le somme la riforma è questo, cioè ti insegno che non hai più bisogno dell'oggetto fuori di te, di Dio, per trovare una legittimazione alla tua esistenza. La legittimazione è che tu porti dentro di te quell'oggetto e lo fai diventare te stesso, insomma. O come diceva Marx, bella forza che il protestantesimo non ha preti. Mette un prete all'interno della coscienza di ciascuno. Le due logiche, quella politica che produce lo Stato, che è sempre un prodotto di soggetti interessati, in questo caso soggetti interessati a esercitare il potere, da una parte, e dall'altra, la logica del capitalismo, che è il prodotto di soggetti interessati all'utile. Ecco. Vede che non convergono perché le paralleli non convergono, però tendono a sovrapporsi. Tendono a sovrapporsi e tendono a far sì che la politica venga mangiata dall'economia e che le due razionalità divengano entrambe razionalità tecniche, che vanno avanti da sole in forma automatica. Bene, la tecnica è perfetta, certo, è il mondo che è costitutivamente imperfetto. E chi crede di stare nel mondo con la tecnica perde, perché non afferra, rifiuta, teme. L'irrazionalismo etico del mondo non lo vede, cioè non vede che a questo mondo la politica non la si fa soltanto con la responsabilità, calcolando le conseguenze del proprio, provando a calcolare le conseguenze del proprio agire. Come vedete, siamo sempre all'interno di una concezione individualistica, volontaristica della politica, cioè c'è qualcuno che fa politica e che deve essere certamente capace di calcolare le conseguenze del proprio agire, certo. Dopodiché deve, se vuole fare politica nel modo efficace, cioè vincere, ecco, deve essere capace anche di fronteggiare l'altro aspetto della realtà. A questo punto tra tutte le virgolette, cioè l'aspetto della irrazionalità costitutiva. E se sei un politico che vuole vincere, a un certo punto devi essere capace di decisione, cioè di fare qualche cosa che non è razionale. Cioè la ragione politica convergente con la ragione economica, convergente forse tutte quante con la ragione tecnica, con gli automatismi della burocrazia, della produzione. Questa è qualcosa di superficiale, la potenza della superficie, ma sotto ribolle la immaterialità, la infondabilità della storia. È un pensiero politico in cui la politica è ancora, ha ancora
ha a che fare con il destino. Allora, qui Weber, che è una persona seria, continuamente dice che bisogna avere, che sapere che si ha a che fare con il destino, da una parte, e dall'altra bisogna sapere che la politica è, non può passare se non attraverso le potenze della tecnica. Per cui i socialisti, via. Perché i socialisti, via? Perché i socialisti riproducono malamente quello che avevano fatto i borghesi. Non hanno alcuna immaginazione, alcuna idea. Non sanno quello che fanno, credono di essere alternativi e invece sono dentro le stesse logiche. E questo è una posizione reazionaria da sempre. Cioè la troviamo come leitmotiv del pensiero reazionario, di lì a un paio d'anni sono cose che dice Carl Schmitt. Borghese e socialista sono la stessa cosa, però non come lo dicevano i pensatori della destra che contrapponevano a questa simbiosi, no? Borghesi e socialisti, lo spirito nazionale, o che so io, ai mercanti contrapponevano gli eroi. Qui la tesi di Weber è: la politica è una cosa seria, deve essere fatta attraverso le potenze che sono a nostra disposizione, che sono Stato, capitalismo, produzione industriale, tecnica, burocrazia, tutto quello che... Dall'altra bisogna sapere che queste realtà, queste procedure, queste modalità non bastano a darci quello che vogliamo, cioè il successo. Non bastano. Detto in un altro modo, che la politica continua ad avere bisogno di un umanesimo possibile. Continua ad avere bisogno di una proiezione in grande di un disegno, di un'idea, che le persone serie sanno che è impossibile. Mentre i poco seri ci credono e fanno le rivoluzioni come quelle che l'aveva inorridito, la rivoluzione in Baviera, che era fatta da quelli che noi oggi chiameremo fricchettoni, che predicavano un mondo da figli dei fiori, ecco. Dall'altra, il perfetto tecnocrate, lo sappia, è uno che perderà. Infatti la Germania, che si vanta della sua efficienza impressionante della produzione bellica, con Rathenau che fa funzionare la produzione bellica come un orologio, la Germania perderà la guerra perché non sa fare la politica. La politica non è questa cosa qui. Questo è lo strumento della politica. Il termine famoso con cui si chiude la sua opera, no? Non importa, continuiamo. Grande politico è uno che sa che le strade sono chiuse e tuttavia non cede e va avanti. Perché crede che la politica è il destino e che il destino è il potere e che il potere prende la forma del sapere tecnico, dell'agire tecnico, che è una forma ineluttabile e al tempo stesso una forma insufficiente. E non c'è modo di uscire da questa contraddizione.